Per noi ha avuto un impatto veramente molto importante perché noi non avevamo di fatto lo smart working in azienda, quindi nel giro di 2 settimane abbiamo remotizzato praticamente il 100% delle persone, soprattutto nella fase acuta della pandemia. E devo dire che inizialmente c'è stato quasi un sovraccarico di lavoro per tutti, perché eravamo quasi 12 ore perlomeno su Teams, non c'erano più pranzi, non c'era, quindi il lavoro è entrato un po' in maniera direi quasi troppo invasiva nella vita familiare dei colleghi. E quindi dopo un paio di mesi, i primi mesi così di grande entusiasmo da una parte, tra virgolette, diciamo, energia, diciamo così, nella remotizzazione, ci siamo trovati a dover mettere delle regole anche banali. Per esempio, non si fanno call dalle 13 alle 14 per salvaguardare almeno il momento del pranzo, niente dopo le 19. E quindi abbiamo cercato in qualche modo di ripristinare un minimo di normalità. Devo dire che poi le reazioni allo smart working sono state diverse in base alle persone, no? Quindi ci sono stati colleghi che non vedevano l'ora di rientrare in ufficio, soprattutto quello che è venuto a mancare è stato l'aspetto relazionale, che poi noi abbiamo cercato di mantenere e coltivare con iniziative digitali, quindi formazione online, eventi digitali, abbiamo fatto uno string cooking a Natale dove eravamo tutti collegati da casa, dalle nostre cucine con le famiglie, proprio per cercare di ristabilire un po' di relazione. E ci sono invece colleghi che adesso fanno fatica all'idea invece di rientrare al lavoro. Noi per avere, diciamo, un riavvicinamento graduale al posto di lavoro abbiamo attualmente, richiediamo, diciamo, ai nostri dipendenti di venire 2 giorni a settimana in presenza.